Assessore Santagata, lei che ha la delega alla sanità nel comune di Napoli, in città stanno aumentando i contagi ed anche i ricoveri. Qual è il suo bilancio? Cosa ne pensa? Bisogna fare prevenzione, ma soprattutto fare campagne di chiarimento per quelle persone che ancora vedono il vaccino come il male. Invece in questo momento il vaccino è l'unico presidio terapeutico che può mettere in sicurezza il territorio. In piena sinergia con l'ASL Napoli 1 stiamo condividendo una serie di iniziative e cercare di dirimere quelli che sono i dubbi e forse anche le scarse conoscenze che questi cittadini ancora non vaccinati hanno. Non c'è un'emergenza come l'anno scorso grazie ai tanti vaccinati, ma si teme in vista dell'inverno, poiché c'è ancora una sacca di persone non vaccinate e difatti al Cotugno oltre il 90% dei ricoverati non lo è. Sì, bisogna fare prevenzione, bisogna scendere sul territorio, andare nelle periferie, andare a individuare quelle persone che secondo me, a mio avviso, non sono Novax, ma non si vaccinano proprio perché hanno poca conoscenza di quello che è il valore che in questo momento il vaccino può dare e tutelare non solo loro ma anche gli altri cittadini che si sono vaccinati. Cosa ne pensa lei anche da uovo di scienza dello studio di questa nuova pillola antivirale? Vabbè, aspettiamo l'autorizzazione dagli enti regolatori. Certo, almeno da quelle che sono le conoscenze che sono venute attraverso la pubblicazione su importanti riviste scientifiche, andrebbe usato nei primi 10 giorni. Il vantaggio rispetto agli anticorpi monoclonali è che lo si può, innanzitutto la somministrazione per via orale e quindi non è richiesta la degenza in ospedale e quindi si può curare benissimo a casa, però attendiamo quelle che sono le autorizzazioni dagli enti regolatori. Oltre al vaccino mi auguro che quanto prima possa far parte di quello che è l'armamentario terapeutico anche questo farmaco, ma ci stanno anche altre aziende che stanno per lanciare nuove molecole che potranno essere da supporto nel prevenire e nel combattere anche questa tragedia che è rappresentata dal Covid-19. Ultima domanda, lei è assessore del Comune di Napoli, anche presidente dell'Ordine dei Farmacisti. Quanto è importante il dialogo tra professioni e istituzioni, Comune di Napoli e Regione Campania, che fino a qualche mese fa forse non c'era? Penso che sia fondamentale, anche perché molte professioni sono interconnesse con quelle che sono le aree tematiche del nostro comune e penso che a breve sarà stilato un protocollo d'intesa con tutte le professioni, con la consulta delle professioni degli ordini napoletani, in modo tale da condividere ma da pianificare insieme quello che è lo sviluppo, soprattutto rispettando quelli che saranno gli indirizzi che il sindaco Manfredi ci vuole dare in questi 5 anni. Penso che sia il primo passo da fare, non possiamo tenere fuori, soprattutto in un momento in cui abbiamo scarse risorse, quelle che sono le conoscenze sul territorio dei vari ordini professionali. In sinergia con l'assessorato alla scuola, proprio magari per la scuola dell'infanzia, visto l'incremento del Covid a scuola? Questo è già in atto, stiamo pianificando alcune iniziative che saranno portate avanti dal vice sindaco che ha la delega alla scuola, però anche in questo ambito penso di poter contribuire a condividere e a programmare alcuni interventi per mettere in sicurezza la scuola sotto l'aspetto dell'emergenza sanitaria.